Ma questa è la guida che veramente fa in modo che il tuo Instagram funzioni anche se non dovrebbe funzionare. Ok, ciao a tutti ragazzi, io sono DK, per chi non lo sapesse, non mi va neanche di fare andare la sigla e tutto il resto, sono veramente tanto incazzato. Come tutti sapete, Instagram ultimamente sta facendo degli upgrade per eliminare tutti gli account fake, le pagine fake, eccetera, 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 eccetera. Tanto di cappello a Instagram, ma non può rompere il cazzo a noi comuni mortali. Ok, questo è un video sfogo, potrei usare parole un pochino, con un pizzico di aggressività. Se non vi piace quello che sto per dire, cambiate video. Partiamo dal principio per chi non sa di cosa sto parlando. Circa da ieri sera, verso le 10-11 di sera, Instagram ha deciso bene di non funzionare più. O per meglio dire, gli accessi agli account sono stati chiusi, da errore. Ora sarà sicuramente un bug, non una cosa voluta, almeno spero, però non vanno. Quindi il mondo si è diviso tra due persone: quelli che hanno ancora il loro accesso a Instagram e quelli che sono rimasti fuori. Sì, appunto, perché non è una cosa che è stata fatta su scala tutti, ma soltanto ad alcune persone, probabilmente con un sistema, un bug o un criterio totalmente comunque sbagliato. Questa cosa fa incazzare molto, soprattutto per chi su Instagram ci fa determinate cose tutti i giorni e diventa problematico non poterlo più utilizzare. Al che all'inizio uno cerca di trovare i metodi più leciti per risolvere la cosa, mandando segnalazioni a Instagram, cercando di trovare le varie guide su internet che non possono non funzionare o funzionare, ma questa è la guida che veramente fa in modo che il tuo Instagram funzioni anche se non dovrebbe funzionare. Prima di tutto mi sono accorto che se tu collegavi il tuo Instagram dal tuo Safari, Chrome o Mozilla, quello che usi, Instagram continuava ad andare. Stessa cosa se tu lo facevi da cellulare, il che non rendeva più un problema poter accedere a Instagram, ma comunque no, non abbiamo più quella comodità e dà fastidio. E quindi siamo arrivati ai soliti metodi non leciti che le persone non capiscono, non comprendono perché sono tarate. Io stesso prima di oggi avevo soltanto sentito parlare di Instagram più, ovvero plus plus, e non avevo mai reputato utile doverlo utilizzare, perché che cazzo me ne frega di fare fisca, di caricare foto degli altri. Ero tranquillo, ma oggi mi si ritrovo nella condizione in cui un'applicazione pirata sia migliore dell'applicazione originale stessa. Vi lascio qui scorrere delle slide e sotto in descrizione trovate link per poter scaricare il Instagram più per il vostro device. E il consiglio migliore che vi posso dare è quello di andare su Google dal vostro cellulare, col vostro browser, e cercare Instagram Plus Plus e il sistema operativo che usate, quindi iOS, Android. Così in modo più tranquillo potete trovarlo. Inutile affidarvi al link qui sotto, perché comunque io uso un iPhone. Chiedo scusa ragazzi per lo sfogo veramente degenerativo, ma questa cosa mi ha fatto veramente girare così tanto le balle che voi non potete neanche immaginare. Sono d'accordo con la politica di Instagram di eliminare tutte le cose fake, eccetera, ma non penso che sia giusto che di mezzo ci vadano le persone che utilizzano normalmente Instagram. È come se la polizia, per arrestare tutti i ladri, incominciasse a buttare fuori casa anche le persone civili. Ci girerebbe molto il cazzo. Detto questo, spero che questo video vi sia stato utile. L'ho caricato così, senza musica, senza outro, senza nulla. Se vi è stato utile, l'unica cosa che vi posso dire è lasciate un commento qui sotto. Condividete questo video per fare in modo che anche i vostri amici possano usare Instagram. E penso che alla fine l'outro e il click di Instagram ce lo metterò comunque questo video. Ciao.